Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questa bellissima chiesa, per leggervi un passaggio di una lettera che riprendiamo dall'epistolario di Padre Pio, il volume numero 1. Il volume numero 1 è tra i quattro volumi quello che racconta dell'esperienza epistolare tra Padre Pio da Pietrelcina e i suoi direttori spirituali. Ecco, Padre Pio scrive 1910, quindi ricordiamo che Padre Pio a giugno del 1910 era un frate che si preparava all'ordinazione sacerdotale. Carissimo padre, scrive al suo padre provinciale, con mano tremante, con un cuore addolorato, io le invio questa presente per farle sapere non solo lo stato fisico della mia salute, ma anche quello dello spirito, che sembra assai deplorevole. Mi dispenso di parlare della mia salute, poiché le continue infermità che non vogliono lasciarmi, anziché diminuire la fiducia nella mia madre celeste e nel suo figliol Gesù, per essere presto sciolto dai lacci di questo misero corpo, si accresce sempre più. Vengo quindi a parlare di ciò che mi spinge a scrivere la presente. Ascolti, padre mio, da vari giorni mi sento un continuo turbamento di coscienza per la mia vita passata, che è stata spesa così malamente. Ma ciò che in particolare più mi martirizza il cuore e mi affligge oltremodo sia il pensiero che di non essere certo di essermi confessato tutti i miei peccati della vita passata, e quello che ancora di averli o non confessati bene. Padre mio, ho bisogno di aiuto che plachi gli ondeggiamenti di questo mio spirito, poiché ella mi deve credere, ed è questo un pensiero che mi uccide. Non so che partito prendere. Vorrei fare la confessione generale, ma non so se mi farà male o bene. Mi aiuti, padre, e non mi abbandoni, per amor del nostro caro Gesù. Sono disposto a fare tutto ciò che ella mi comunicherà. Mi sento ancora alle volte tentato a tralasciare la comunione quotidiana, ma per il passato mi sono sempre vinto. Tutto sia a gloria di Gesù. E come poi, padre mio, potrei vivere senza accostarmi a ricevere Gesù anche per una sola mattina? Intanto non posso comprendere come mai questi timori e sconforti possano sussistere in un cuore che preferisce mille volte la morte anziché determinarsi a peccare. In queste torture del cuore sento una più grande fiducia in Dio e sono così ripieno di dolore dei miei peccati che passo momenti di continuo martirio. Non altro conforto mi rimane in mezzo a questo dolore, che lo direi a quasi infinito, se non quello di piangere. Conforto e sollievo insieme per me.